se faccio vedere uno scherzo, no? Che poi così è poco, no? Adesso le faccio vedere se trovo. Vede, con questo rubino qua aumenta un pochettino, non tanto, ma se lei deve mettere la posizione giusta lo vede sì. In profondità, no? Vero o no? Sì, un pochino, no? No, sai cos'è? Si ricollega un pochettino al sistema NHK giapponese, che ha messo un occhio di mosca davanti al... ha messo davanti alla telecamera una lente con occhio di mosca, no? E lo rovescio, e così questo... Questo è un povero uccello della mostra di Parma sull'automazione. Che funzioni diverse.
controllavo. Non sa mai. Questo qui codifica anche il codice QR. Settore di... poco tutti i calci giusto? Sì. Tutto per il speso. Vediamoci nel padiglione 5. L'agricoltura strumentizza SPS Italia. La Sina e siamo iscritti nel cazzo. Avanti al blog ci abbiamo messo una fly sai, una rete fly sai e una lente piniforme che aumenta l'effetto di profondità del sistema. Così. Prendente basato intelligenza artificiale. Sì. Giorno. Prego. Ricordo. Certo.
sensazioni di conoscere. Controllo se funziona. Ecco. Sono i ciliegi. Sì. Alla sua. Magari ritorno. Rompe le Thank you.
Si può vedere la virtual room? È uguale a quello che l'anno scorso oppure? È uguale, uguale, è la stessa. Allora, è la stessa e siamo sempre loro. Capito. Gran bella realizzazione. Va bene. Grazie. Cos'è per vedere e controllare se anch'io. Sono persone concentrate sui che ruire bolle del mobile che è indifferente o per secondo controllo. Sì. E questo non esistono stampati di questo sistema qua? Sì. Esiste un sistema, io sono un giornalista, sì. Posso sapere un po' di documentazione di riferimento? Sì. Visual Remote Guidance. Capito, ma diciamo cos'è? Cioè praticamente c'è la teoria, c'è il sistema ottimizzato, concettuale, lo vede visivamente, sì. E lui controlla se corrisponde a ciò che vede. Esatto. Capito? Sensore di controllo e comunicazione veicolo, microservice, business logica, c'è robot di microgeggio, robot industriali, music on board. Attenzione sensori, poi microservice, la code sono i sensori, parametri critici, visualizzazione in real time. Non la riprendo perché non si può permettere. Così vado un colpo d'occhio alla mostra dell'automazione 4.0. Questi due Parma sono di prosciutti. Stanno ancora.